Dopo il successo della mostra La fine del mondo, è tutto pronto per la seconda grande esposizione, Dalla caverna alla luna, viaggio dentro la collezione del Centro Pecci. Una selezione di 80 opere, alcune mai esposte, di proprietà del centro. Lavori di 60 artisti italiani e stranieri, fra cui installazioni ambientali. Allora, il percorso è una narrazione, è una storia che viene raccontata. La caverna è il punto iniziale, la caverna dell'antimateria è un'opera storica, leggendaria di Pinot Gallizio del 59, ma è anche il luogo più lontano nel tempo da cui sono partiti gli artisti con i primi segni, i primi graffiti. La Luna è il luogo più distante dove siamo andati fisicamente. Questi sono i due limiti entro cui si dipana questo racconto, questa storia. Inaugurata questo pomeriggio alla presenza dell'assessore regionale Monica Barni, resterà aperta fino al 28 di gennaio. Le opere della collezione del Pecci sono 1175, gli elementi conservati 2300 e appartengono a 310 artisti. L'ultima volta che una parte del patrimonio del museo è stata esposta era il 2008, in occasione del ventennale della fondazione. Fare una grande mostra, la prima grande mostra della storia del centro sulla collezione vuol dire aver chiaro qual è la missione di questo spazio rinnovato grazie al progetto di Maurice Neo. Nel 2015 la collezione si è arricchita di un comodato di importanti opere pittoriche e fotografiche degli anni 80 e 90. Forse il vero inizio è anche proprio questo, no? Il grand opening è stata un po' una riapertura, uno start-up e quindi questo momento di ripartenza con le opere della collezione è davvero significativo per il Centro Pecci.